Bianchi e Silver Maes, primo straniero, Adriano Rodoni, presidente della Federazione Ciclistica, segue a bordo della vettura il gruppo compatto che parte da Milano alla volta di Torino. Il giro del 48 segue il tracciato davvero classico, da Milano a Torino, poi Genova, Parma, Viareggio, Siena, Roma, Pescara, Bari, Napoli, Fiuggi e poi si risale, Perugia, Firenze, Bologna, Udine, Auronzo, Trento, Cortina d'Ampezzo, Brescia e l'arrivo finale al Vigorelli. Da Milano si va dunque a Torino per la prima maglia rosa, gruppo compatto a Vercelli, poi nasce la fuga decisiva, è quella di Cottur, Monari, Martini, Biagioni, Covolo e Pasquini. Il gruppo con Bartali e Coppi è sorpreso da questo attacco. La salita di Moriondo nei pressi di Castelnuovo Don Bosco è decisiva. Cottur lascia i compagni di fuga e se ne va tutto solo verso il motovelodromo torinese. Alle sue spalle anche Monari lascia il resto dei fuggitivi e si pone all'inseguimento di Cottur, ma è troppo tardi. Ecco Bruno Roghi, grande cronista dell'epoca, che attende l'arrivo di Cottur, solitario tra gli applausi della gente a Torino. È lui il primo vincitore per distacco, è lui la prima maglia rosa del 31esimo Giro d'Italia.